15 ottobre 1917, Prima Guerra Mondiale. A Vincennes, fuori Parigi, viene fucilata la ballerina olandese Mata Hari. Termina così la vita dell'agente segreto più celebre e più romanzato della storia. Alta, affascinante, elegante, colta e intelligente, parla 6 lingue ed è dotata di una enorme intraprendenza. Quando arriva a Parigi nel 1904, non ha un soldo, ma prende subito alloggio al Grand Hotel. Il successo artistico giunge abbastanza presto, fa vita mondana e, dopo aver divorziato dal marito, passa da un amante all'altro. Con la guerra, Mata Hari diviene, col numero di codice H21, una delle più abili spie dei servizi segreti tedeschi. La fine di Mata Hari arriva quando, confidando troppo sulle sue protezioni altolocate, inizia a fare il doppio gioco, servendo anche lo spionaggio francese. Bruciata dagli stessi servizi segreti tedeschi, viene arrestata, processata e fucilata dai francesi.